la risposta, in realtà perché nella mia vita, come forse in quella di molti di loro, la musica è entrata come primo gioco. Vorrei che tu partissi con un tempo house che iniziasse con via e che finisse con ciao. Nessun bisogno di una melodia, devi solo ricordarti di partire quando dico via. Però le note basse che sono quelle che trascinano e ti staccano le casse, niente di difficile, fai solo così, la, la, sol, si. Allora gli anni 80 sono ormai finiti, sono stati noiosi come i loro mini, di una cosa sola noi non siamo stanchi, di una buona chitarra, una chitarra funk. Ho cominciato a studiare con un professore che ha passato quell'anno, diciamo, abbiamo passato insieme a cercare a ogni lezione di convincermi a lasciare il pianoforte e suonare la fisarmonica. Così tutti i giorni, mentre io facevo qualche esercizio, lui spariva un attimo, tornava fuori con la fisarmonica, con un sorriso grande a casa, si metteva a suonare e mi diceva, dai, senti qua, non lo dico, a me mi faceva abbastanza cagare all'epoca, adesso la apprezzo e la stimo molto, la fisarmonica. Io sono tecnico, dico in un senso simbolico, c'ho un controllo diabolico e quasi estristico del mio stato psicofisico. E se hai capito, mo, traducilo. Io so tenace perché alla gente piace, ma è evidente che con un coltello mi puoi far cambiare opinione. Oh, so tenace, ma mica so coglione. So de marmo e tu mai spriciolato, perché so testardo fino al punto che so sempre innamorato, pure se tu mai ci hai ascoltato. Però se ancora un po' mi piaci, la colpa sai di chi è? Dei tuoi baci che m'hanno preso l'anima e rimortarci tua. Grazie a tutti.